Ed eccoci in diretta, ragazzi, con uno degli shoot'em up probabilmente più famosi di tutti. Stiamo parlando del grandioso R-Type 1987 Irem. Innanzitutto si tratta di uno shoot'em up a scorrimento orizzontale. Era ancora un momento, quello del 1987, nel quale lo scorrimento orizzontale, se non era il più usato, se la giocava con lo scorrimento verticale. Quest'ultimo poi vincerà a mani basse un po' di anni dopo, un po' per la velocità di gioco che permette lo scorrimento verticale, un po' per la facilità con cui si può realizzare uno shoot'em up a livello a scorrimento orizzontale rispetto a uno verticale. Ok, allora, innanzitutto questo famoso gioco ha questa possibilità, cioè potete tirarvi dove volete il vostro minion. È un mondo di... mi sono distratto un attimo per parlarvi. È un mondo di tipo biomeccanico, uno sfondo assolutamente nero, come era all'epoca, mentre invece il disegno è abbastanza accurato. Il gioco non è per niente facile finirlo. Sono dei livelli dove sono veramente ottici, anche perché sono disegnati in maniera non proprio perfetta, però il resto del gioco è abbastanza gradevole. Ti porta in un mondo molto interessante a livello di disegno, questa è un po' di velocità. Il gelo, bellissimo. Ho parecchie trovate a livello di gameplay, come questa. Una sorta di ruota cattiva. Se avete premuto il tasto F ci avete lo special, chiaramente, ma sono altri due, sperando che non mi fanno fuori nel frattempo. Ecco qua, ho salvato il rotto della cuffia. Pensate se è andato al boss, invece sono molto lontano dal boss ancora. Ok, buono, fino a quando potete rimanete indietro. Quando cominciano a uscire i cattivi da dietro, chiaramente. La miseria, però. Ok, sono abbastanza corazzato ora. Il primo cattivone. Ok, l'abbiamo sistemato subito con questo trucchetto. Ora appena ricomincio devo subito ripassare il modulo avanti, perché altrimenti rischio seriamente. Normalmente la maggior parte dei proiettili dovete pararveli col modulo, che tra un po' il gioco comincia a diventare un vero inferno. Ok, questo è solo il secondo livello, sono 5, immaginate un po'. Sono mostri che poi hanno una quantità di colpi che veramente vi ci consumate le dita. Non ci sono special in questo gioco, questa è un'altra cosa da dovete cavare soltanto con quello che sparate, praticamente. Quindi quando cominciate poi a perdere i potenziamenti, il gioco è praticamente finito. Ecco qua, forse è un po' più utile questo in questo momento. Passa sulle pareti, però come vedete vuole numero di colpi, invece di strane aragoste qui, è l'ottima tradizione giapponese della cosa. Riesco a trovare il laser, non sarebbe male, eccolo qua forse. Basta non fare questo, immagino anche che non aspettare che cambiasse colore, non mi ricordo se cambia colore, sembra di no. Ok, questi li abbiamo recuperati, come vedete sono invincibili. Dovete sparargli un po' addosso per fare un po' di punti. Adesso rientrerà chiaramente nel suo nido. E adesso troveremo anche il mostro. Mi ha colpito quest'occhio centrale che è qua. Thank you.
psicologa mi sembra sempre che il buffetto di stare qui funzioni. Ho stato soltanto la notte, non funzionava, ma ci siamo trovati lo stesso. Di solito mi veniva molto più facile farlo fuori, cioè se qualche trucchetto che non mi ricordo. Mi ricordo che non era difficile però, quindi boh. Ok. Come vedete quando ricominciamo senza special il gioco è infernale, quindi. La cosa migliore sarebbe non morire affatto, ma ogni tanto. Usiamo il bim. Ecco qua. Fatti fuori. Beh, la prima partita è andata a 5 minuti e 56. Non posso lamentare, ma per vincere la mia medaglia di cartone dovrò perdere un po' di tempo. Ok. Intanto saluto gli amici all'ascolto, nonostante l'orario, ma insomma, ho voglia di fare una partita a un gioco, a uno shoot'em up. Molto più bello farlo in diretta, ma non si continua manco morti. Ok. All'assalto. Tanto il Tank è stata una serie molto fortunata, c'è più di un capitolo. Sono tutti uno più bello dell'altro. Ovviamente deve piacervi il genere, perché è un genere assolutamente molto frustrante. E adesso sto cercando di fare proprio un clear assoluto. Guardate quanto sto sparando e quanto mi sto muovendo. Dicevo, il gioco se lo conoscete a memoria molto più facile, chiaramente le vostre capacità a un certo punto si esauriranno, si schianteranno contro la progettazione dei livelli, quindi va bene il professionismo videoludico, ma fino a un certo punto, eccolo qua, e questa è la dimostrazione. Se sapete esattamente dove mettermi non avrei perso quella vita. Vabbè, va bene così, l'abbiamo fatta prima perché non dovremmo farci una volta. Certo, una vita perduta che avrei dovuto risparmiare, vabbè. Sono un cianissimo, una vera e propria piaga. Stavolta andrò bene a me. Veramente tutto quello che potete toccare con lo scudo toccatelo, eh! Ecco qua. Ah! Vabbè, questa seconda partita sta andando veramente male. Speriamo nella terza. Schiantato proprio contro il pupazzetto che mi dava il bonus. Beh, insomma, ce ne vuole. Allora, riproviamo. Su. Cancelliamo questa, facciamo quest'ultima partita. La prima è andata meglio, come sempre. Ok. E ricominciamo. Cerchiamo questa volta di fare quanti fuori più capi possibile. Non risparmiamo le vita. Vediamo rilassati. Oh, vedo un minimo di stelline dietro. Guardate le animazioni dei cattivi come sono fatte. Giusto due frame, come era all'epoca. Intracciato. Ho premuto il tasto sbagliato, che bello. Ho spostato un attimo la freccia del mouse e ho rimesso le mani sulla tastiera. Ma non fa nulla, in fondo non c'è guadagno nemmeno, non è così male.
prendiamo come sprone per andare più velocemente avanti. Eccoci qua, e anche due sono andati. Vediamo se con questa vita riusciamo a combinare qualcosa, altrimenti faremo anche l'ultima partita, in quanto questa veramente è stata deludente. Si deve essere un po' più rilassati, sono un po' strano. Posto, non ben perfetto, va? Hai David! Ah! Benissimo! Facciamo l'ultima partita, vediamo se riusciamo a prendere la nostra medaglia di cartone. Rinunciamo, ok, forza e coraggio. Su, più cattivi, impegnateli un po'. Ecco qua, cioè. Devo stare un po' più zitto e giocare un po' di più, secondo me. Giocare un po' da bordo schermo, tanto qui non mi arrivano da dietro, quindi... Il casino in questi giochi arriva quando... Tra l'altro questo qua è lo scorrimento da sinistra a destra. Ci sono anche alcuni rarissimi che hanno lo scorrimento al contrario. Ma sono veramente rari, 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 rari. Non si staranno un po' più di 4 o 5 di quelli commerciali, poi di quelli, diciamo, non proprio famosi, ce ne sono un po'. Soprattutto sugli home computer ce ne sono un po'. Oh, oh, oh. Che lo sto guardando qui e non la diretta la 7 su consultazione del governo, allora mi devo impegnare, Marco, mi devo impegnare molto. Ciao Stefano, ecco qua, insomma, partita andata, ma in vostro onore, ragazzi, ne farò un'altra. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Ciao Stefano! Ok, vediamo che, come vi dicevo, ci sono un minimo di stelle qui dietro, sostanzialmente lo sfondo è nero. Guardate anche l'animazione fatta per aumentare il colore dello schermo, dove le stelle variano colore a coppie di due. È un gioco parecchio da didattico, c'è molto da imparare da questo titolo. Non
soffio molto in voga, questi qua, per esempio sul telefonino è molto difficile giocare a questi giochi che hanno un scorrimento orizzontale, bisogna ruotare il telefono, quindi ne trovate molto più verticali. Ok. Nelle sale giochi italiane c'è stato abbastanza questo gioco, però come tutti quelli difficili non è ricordato dai giocatori con particolare affetto, perché comunque era un gioco che le monetine se le mangiava. Quando andate più avanti, ragazzi, vi disintegrate, le monetine si disintegrano. No, ma come cazzo ho fatto a morire così da scemo? E dire che lo so quasi a memoria, comunque se andate sul mio canale YouTube ho trovato un non play montato in due pezzi che stiamo portando con l'emulatore, però abbastanza giocato. Ok. Lo scordato non ho il... vabbè. Quello partita che non riusciamo a giocare, niente da fare, niente, le mani non girano. Vediamo, va. Riccardo, mi spiace che vi siete persi la prima partita, dove sono arrivato al boss al secondo livello, qua purtroppo. Non abbiamo visto manco quello del primo, non può. Forse perché la naturalezza con cui si approccia la prima partita a un videogioco di incoscienza ha un livello di attenzione altissimo, quindi di fatto le prime partite, a meno che non stiamo giocando per finirli, mi hanno sempre portato più fortuna che non quelle successive. Ok, vieni qua. I missili sono molto utili perché, come vedete, lì è bello mio. Mi serve quello grosso, ma io continuo a tenere questo perché voglio andare avanti un po' con questo tipo. Quello di lanciare il pazzetto in avanti è una cosa molto, che poi si sfrutta molto bene nel gioco. Ok, quel livello l'abbiamo fatto, va bene così, se lo vite, tra un po' mi sa che me la dà. Forse 10.000? Boh, non mi ricordo. Boh, vabbè, andiamo avanti, non riusciamo a combinare. Allora, la speed è una cosa anche non buonissima a lungo andare, perché a un certo punto l'astronave diventa talmente veloce che diventa ingovernabile. Quindi non so se è una cattiveria proprio perpetrata dai programmatori questa qui o... Ok. Ok, ci siamo usciti. Guardate queste cose alle alien, quante ce ne sono. Io direi di prendere adesso l'ultimo modulo e buonanotte, magari continuare con questo, vediamo la vediamo. Avrei preferito continuare a tenermi il rosso perché io sono un giocatore poco tattico, preferisco un po' più l'azione, quella un po' più rocambolesca, ma... Mi assiera costumi che dicono. Ah, quello buco lo prendi tu. Che serve per uccidere il cattivo, però voglio provare a prendermi questo per vedere se gli faccio più male. Chiudo con due, uno dopo l'altro. E rosso niente? Vabbè. Questo, come avete visto prima, è parte del boss, questo draghetto. Ok, devo riuscire ad aprirlo con una cozza subito, vediamo, perché altrimenti non c'è da diventare complicato. Naturalmente il pattern del mostro non lo so, e quindi... Ok,
Olè! Il potere di una sola vita e di un fuoco un po' più intelligente mi porta direttamente verso il terzo livello a guadagnare la mia medaglia di cartone. Qua sembra un bel po' inutile. Ah, questa, mamma mia, questa è terribile, ragazzi, questa astronave. In pratica il livello è tutto basato su questa astronave qua. Quindi stiamo a combattere sempre contro questa cosa qua. Ok. Il problema è che va avanti e dietro e molto volte ci chiude proprio, è proprio una roba abbastanza bastarda. Quindi tocca, vedete, farmi imbattere tutto contro i muri. Stai anche molto attenti. Ora abbiamo la possibilità, vedete, si sganciano i pezzi. Continua a tenermi il giallo che per quanto non sia potente almeno mi consente di giocare con un po' più di serenità. Adesso parte un lancio laser qua, siamo fregati, non c'è proprio spazio per passare. Dai! Maggio ragazzi, è veramente millimetrico, qua non mi ricordo quanto tempo ci ho perso. Vedete? Devo passare oltre. Ora il problema è che non avrò il beam. Lo rifà da capo, no! Ci faccio con questa cosa inutile. Con qua questo devo prendere per forza a costo della vita. Vabbè ragazzi, altrimenti sarei morto. Best ROM very excellent, ma per Master System mi fai urtare. Mi fa urtare un po' lento e le cont. Giacomo, spiega meglio, non ho capito bene. Sì, quello del NES è molto bello, è vero. E quello del Master System non lo conosco, però grazie alla tua cosa, la tua intuizione ci giocherò. Facciamo un'altra partita così giusto ci stiamo scaldando un po'. Qua ci sarebbe bisogno di una serata seria video ludica, dovete venirmi a trovare ragazzi, dobbiamo organizzare delle belle serate per commentare tutti insieme. Magari ci mettiamo all'interno di qualche bellissimo locale. Attacchiamo un emulatore, attacchiamo un televisore enorme e ci facciamo le finali dei campionati del mondo di R-Type. Io nel frattempo ho scoperto un nuovo passatempo che vi consiglio, gli scacchi Beirut. Non sto scherzando, si chiamano proprio così. Andatevi a vedere cosa sono, mi stanno appassionando e siccome sono competitivi ma non troppo, ci sto anche divertendo. Perché sto giocando anche con gente bravissima, che sono veri gran maestri di scacchi che sono prestati a quest'altro gioco. E non sempre perdo, quindi è molto molto divertente questa cosa qua. Ma muori, va! Bello che io uso praticamente questo mio coso come ariete. Sto per lasciare le penne, che bello! Vai ariete! Sì, ora me lo dovrei riprendere però. Mannaggia mia! Questo è un po' come nel tennis quando stai a bordo campo e quando stai. No! Preso! Stavo per perderlo ragazzi, è stato. Boh, vediamo di non perdere la vita come prima. Oh! Stesso modo identico! Grandioso! Bene Stefano, quindi prima o poi capiterà di fare una partita. Su quale circuito giochi? Su quale sito giochi? Io più che altro gioco Bullet. C'è Stempo, sì, io gioco su Link Chess, mi piace un po' di più. Devo colpirlo subito, altrimenti comincia a diventare incasinata quella cosa. Ok,
questa vita persa è persa. Sono uscito da questo inferno di proiettili, devo dire anche grazie a tutte le cose che mi proteggono, perché... Ok, tanto questi missili sono tutte quante cose contro cui posso sparare. È importante capire subito cosa volete distruggere sparando e cosa no, perché alla fine il gioco si basa tutto su quello. Ok. Secondo livello, su, ce la possiamo fare, non è impossibile. Forza cattivoni, dai. Siamo potenziati praticamente al massimo, non c'è poi più niente dopo questo. Non mi ricordo se c'è l'altro... No, l'altro... L'altro side, ma mi sa di no. Non me lo ricordo, ma mi sa di no, perché non me l'ha dato fino ad adesso, quindi probabilmente no. O ci sono altri missili, c'è altra velocità, questo ve lo assicuro. Però come dicevo, non è sempre buono prenderla, perché poi la nave diventa ingovernabile. Io mi ricordo quando giocavo per finirlo, mi sono capitate queste cose che c'era la... Cavolo, no! No, non lo voglio, voglio controllare questo. Ragazzi, veramente sta andando di lusso. Sto dicendo, quando giocavo per finirlo, cioè questo fatto che avevo capito che non dovevo prendere tutta la velocità perché altrimenti... molti colpi, addio, andata subito con questo armamentario, lo facciamo fuori subito subito. Ok, terzo livello, qua siamo così prima, bisogna di guadagnarci un'altra medaglia di cartone. Tra l'altro penso che devo, ok, adesso non spariamo a quelli che non mi, che mi danno più fastidio. Quindi se prendiamo prima tutti quelli che sono sopra e poi ci concentriamo su quelli che sono sotto. Ma no, adesso il reattore qua, ecco qua. Preso la vita. Attentissimo, mannaggia la miseria. Ragazzi, è veramente troppo veloce l'astronave, ho sbagliato a prendere la velocità prima. Allora adesso devo uscire assolutamente da questo buco, che prima ci sono rimasto secco. Devo uscire da questo buco e devo mettermi a sparare al contrario. Perfetto. Ecco qua, così devo fare. E sperare di sopravvivere.
No, mi sono schiantato contro la parete. No, vabbè ragazzi, non ci credo da capo, no. In questa non ci faccio niente. È diventato difficilissimo adesso, ragazzi, perché non avendo armamentari tutto modo i missili, e questo... Questi sono quei punti dove una volta morto... Ok, ho colpito subito il reattore, ottima cosa, me l'ho dato mezzo. Noi abbiamo capito che colpire il reattore per prima è la cosa più intelligente di tutte. Ok, ora cerchiamo di far fuori questi, che tanto non sparano missili, quindi posso andare proprio addosso, addosso, addosso. Cerchiamo di sparare sul bordo in modo che i miei proiettili facciano fuori. Ma purtroppo facciamo una scelta, sotto sopra. Mi serve questo, non c'è niente da fare. Mi dispiace. Ecco qua, niente protezione più su. Ok, comunque questo era R-Type 1987 della Irem. E da questa partita riuscita un po' meglio delle altre. Vi saluto e vi aspetto più tardi, credo. Non so oggi come andrà la programmazione. E vi chiedo sempre, oltre che di commentare, ma più che altro per farmi capire quali sono i giochi che vi possono interessare, dove posso dirvi qualche curiosità, qualche cosa che magari conoscete un po' meno, e magari perché farci quattro chiacchiere e dibattere anche su questo, che era, su questo mondo di giochi, che è stato qualcosa di veramente importante e che oggi sta finendo nel dimenticatoio, nonostante le origini del videogioco siano in questo e il 99% delle idee che trovate in giro oggi siano mutuate da queste qui. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video.